Eh sì, ragazzi, la brutta notizia è arrivata. E sapevamo anche che prima o poi sarebbe arrivata. Sto parlando purtroppo dell'infortunio di Theo Hernandez. Ragazzi, che dire? Finora Theo Hernandez al Milan era stato una sorta di amuleto contro gli infortuni. Io, al di là di quello che era successo al suo arrivo al Milan, quando per un mesetto non poté giocare perché. Si fece un piccolo strappo, uno stiramento, ora non ricordo, comunque si fece male in estate in un amichevole contro il Bayern Monaco, un mese fuori, poi rientrò e dopo, insomma, non si fece più male. Perché dico questo, appunto? Perché veramente lui è stato uno di quelli, tolto questo mese di infortunio, che non si è mai infortunato. Ha saltato qualche partita per squalifica, perché uno dal giallo facile e anche dal rosso facile, ha preso tanti gialli e pure qualche rosso da quando è al Milan. E ha saltato qualche partita per Covid, purtroppo se l'è preso anche lui. Però per il resto veramente è un giocatore che è sempre stato presente, praticamente mai infortunato. Ma sapevamo che prima o poi sarebbe successo, per quanto il suo fisico sia possente, per quanto sia resistente agli infortuni, prima o poi anche per lui l'infortunio doveva arrivare. E purtroppo è arrivato. È arrivato con l'Inter, scusate, con il Napoli nell'ultima partita, dove a quanto pare ha giocato buona parte del secondo tempo già infortunato, perché si toccava la coscia, lo dicevano anche in telecronaca, ricordo, ma lui gli è stato chiesto di uscire e lui ha voluto continuare. E peraltro ha giocato bene fino all'ultimo, è stato uno dei più propositivi. Ha fatto anche l'assist, tra l'altro, per il gol di Giroud. Quindi veramente lui è stato un guerriero fino alla fine e ha dimostrato con i fatti e anche con il rinnovo che lui è sicuramente uno che tiene tanto al Milan. Purtroppo ora c'è questo infortunio che ce lo terrà fuori dal campo per un po' di tempo. Per quanto non si sa con certezza, si sa che è uno stiramento, sono stati fatti gli esami, sicuramente salterà la prima partita con l'Empoli. Probabilmente salterà la prima partita con il Chelsea, l'andata con il Chelsea. C'è qualche speranza di riaverlo per il big match con la Juventus. Io spero veramente, anche perché affrontiamo la Juventus che non è in un gran momento. E quindi sarebbe opportuno forse sfruttare questo momento di debolezza della Juventus per provare magari a strappare, chi lo sa, 3 punti. Siamo anche in casa contro di loro, se non erro. Quindi in casa con la Juventus, affrontando la Juventus un po' scarica, un po' demotivata, probabilmente senza Di Maria, tra l'altro, che ha avuto 2 giornate per il rosso, per la gomitata nella partita contro il Monza. Ecco, insomma, è una partita nella quale si potrebbero ottenere 3 punti che non so quante squadre potrebbero ottenere nel corso del campionato. E comunque prendere 3 punti dalla Juventus, al di là di questo momento in cui è un po' in crisi, non è facile. E sicuramente sarebbe più facile provare a ottenere quei 3 punti con Theo Hernandez in campo. Quindi io spero veramente tanto che possa rientrare per la partita con la Juventus. Però non mi faccio grandi illusioni. È comunque uno stiramento, non possiamo pretendere che nel giro di pochissimo tempo si riprenda. Mentre ci auguriamo che rientri per la partita con la Juventus, resta il fatto che con l'Empoli qualcuno dovrà sostituirlo. E molto probabilmente con il Chelsea qualcuno dovrà sostituirlo. Ora, finché si tratta dell'Empoli, con tutto rispetto per l'Empoli, è una partita che magari, insomma, anche sostituendolo con un sostituto non proprio all'altezza, possiamo portare a casa. Con il Chelsea, ragazzi, è chiaro che Theo Hernandez ci avrebbe fatto tanto comodo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ed è chiaro che la sua spinta mancherà tanto. Ora, il problema è come sostituirlo, perché uno dei grandi temi di questo mercato estivo è stato anche. Prendiamo un sostituto adeguato a Theo Hernandez, perché è stato acquistato l'anno scorso il suo teorico sostituto, e cioè Fodebalo Touré, ecco, e qui mi taccio. Tutti abbiamo visto, insomma, che non è stato un sostituto adeguato, purtroppo uno dei pochi acquisti della premiata ditta Maldini e Massara che non ha portato ad oggi grandi frutti, e quindi in quest'estate si è cercato timidamente un suo sostituto, alla fine non è arrivato ed è rimasto Ballo Touré. Di fatto l'unico sostituto di ruolo che avremmo come nel ruolo di terzino sinistro appunto è Fodé Ballo Touré. Ma questa sarà la scelta di Pioli? Ho qualche dubbio. Pioli non l'ha praticamente mai messo in campo Ballo Touré. Se non sbaglio ha giocato solo un quarto d'ora col Bologna finora. Quindi non si fida granché di questo calciatore. E insomma per quello che ci ha fatto vedere in campo posso anche ben capire perché il buon Stefano Pioli non si fidi. Io penso però che quest'anno abbiamo qualche alternativa in più. Intanto abbiamo Kalulu, che è vero che è stato ormai adattato permanentemente a difensore centrale, ma nasce terzino destro. E quindi si potrebbe pensare, dal momento che Kier è rientrato molto bene
nelle partite che ha giocato, di mettere Kiera e Tomori al centro della difesa, spostare Kalulu a destra al posto di Calabria e mettere Calabria sulla sinistra al posto di Hernandez. Calabria ha già giocato qualche partita da terzino sinistro, non è certo il ruolo che preferisce, non si esprime bene come a destra, però può essere secondo me un tappabuchi, tra virgolette, migliore di Ballo Touré per questa partita o queste due partite, o tre, insomma, se non ci fosse neanche con la Juventus. Potrebbe essere una soluzione. Altra soluzione, che magari mi intriga anche abbastanza, è sempre spostare Calabria nell'out di sinistra, ma mettere Serginio Dest come terzino destro. Serginio Dest che è di ruolo, il suo ruolo è quello di terzino destro. Ok, col Napoli ha fatto un errore grave concedendo quel rigore su Kvaratskhelia e va bene, però non possiamo affossarlo per una partita. Magari lo mettiamo con l'Empoli, che è una partita sulla carta più facile, vediamo le sue qualità, vediamo come difende, vediamo come attacca con una squadra un po' più di basso rango e poi vediamo cosa fare con il Chelsea, ecco. Secondo me questa potrebbe essere una soluzione, non si va a toccare la coppia centrale, resta Kalulu e Tomori, si sposta Calabria sulla sinistra, a destra appunto si mette Serginio a destra, andando ad attingere anche da quello che è stato il nostro mercato estivo, che qualcosa ha portato e intanto dovremmo anche sfruttarlo, al di là del grande acquisto di De Ketelaere che abbiamo sfruttato abbastanza finora. Ci sarebbe stata la soluzione Florenzi, ma Florenzi è infortunato, ritornerà fra diversi mesi, quindi Florenzi era un altro che si poteva adattare a sinistra, l'aveva già fatto, ma è infortunato. L'ultima soluzione che mi viene in mente della soluzione folle è Krunic, il mitico soldato Rade Krunic che si adatta in qualunque posizione. Può sembrare una battuta, ma io ricordo che l'anno scorso, se non sbaglio con il Genoa, l'ultimo quarto d'ora e 20 minuti, lui giocò come terzino, quindi lui è l'adattato per eccellenza. Ha giocato mezzala, ha giocato trequartista, ha giocato falso nueve, ha giocato terzino. Lui le può fare tutti, quindi secondo me potrebbe adattarsi anche a fare il terzino. Chiaro, ragazzi, questa è una soluzione proprio così, di emergenza. Ma sapendo quanto Pioli ama Krunic, guarda, un minimo di percentuale di possibilità gliela posso anche dare questa soluzione. Ma insomma, restando nella normalità, secondo me non si fiderà di Ballo Touré e adotterà una delle altre due soluzioni. Quindi, o spostando Kalulu da difensore centrale, lo mette a destra e sposta Calabria a sinistra, oppure sposta sempre Calabria a sinistra, ma lascia Kalulu al centro e mette Serginio Dest, per l'appunto a destra, 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 sta pure bene. Ma cazzata a parte, ragazzi, questo era un po' il discorso di oggi. Non ci sono grandi novità. L'unica notizia che si è avuto è appunto dell'infortunio di Teo. Volevo un po' parlarne con voi. Fatemi sapere nei commenti voi come sostituireste Teo Hernandez, l'insostituibile Teo Hernandez. E noi ci sentiamo domani per il prossimo video. Ciao, ragazzi!